Allora, si tratta della nuova revisione dei canoni di locazione concordati. Questa mattina presso il Comune di Imperia, alla presenza dell'assessore Abbo, abbiamo firmato le organizzazioni di proprietari e le organizzazioni degli inquilini, ha firmato il nuovo accordo per il Comune, valido per l'intero territorio comunale di Imperia. Però abbiamo stipulato i nuovi accordi anche per altri 18 comuni della nostra provincia, per cui pertanto non appena verrà il deposito anche negli altri comuni saranno pienamente operativi, quindi questo nell'arco dei prossimi giorni, anche perché vanno a modificare i vecchi contratti che erano in vigore dal 2003. Con il nuovo deposito abbiamo riveduto un attimino gli accordi in fase istituzionale, anche per agevolare sia i proprietari sia anche gli inquilini. Spero di aver fatto un ottimo accordo. Hanno partecipato le associazioni della proprietà immobiliare e le associazioni degli inquilini. È stato un lungo percorso che è durato più di un anno, però è stato un periodo necessario perché per rivedere una normativa, una legge provinciale, una regola provinciale, ovviamente non è una cosa semplice perché la nostra provincia è stretta e lunga ma è molto variegata. Abbiamo stipulato oggi questi accordi, per primi li abbiamo voluti depositare presso il Comune di Imperia, ma automaticamente li manderemo in tutti i comuni, dei 19 comuni dove li abbiamo stipulati con i vari valori. È effettivamente un accordo molto atteso perché è dal 2003 che questi accordi erano stati siglati la prima volta e quindi ormai erano tanti anni e avevano bisogno di un piccolo remake da rifare. Questi accordi sono frutto ovviamente di molta determinazione delle organizzazioni sindacali nel ricercare i giusti equilibri che abbiamo trovato a favore sia della proprietà che dell'inquilinato, noi pensiamo. Attendiamo ovviamente determinazione anche da parte di tutte le istituzioni affinché possano mettere in atto tutte quelle che sono le agevolazioni fiscali anche che essi possono mettere sul campo a favore sia della proprietà che dell'inquilinato. Dunque, l'accordo che è stato siglato tra le federazioni di proprietari e inquilini è un accordo che stabilisce i parametri riferiti ai canoni concordati che consentono di avere delle agevolazioni fiscali sia per gli inquilini che per i proprietari. Questa è già in vigore, la legge del 98 è già stata in vigore dal 2003, c'è un accordo per la provincia di Imperia, ci sono degli accordi per la provincia di Imperia, oggi li hanno rinnovati. Io dico che questa è una legge che funziona bene perché ha consentito di far emergere il sommerso nei canoni di locazione, parliamo soltanto di abitazioni, non di commerciale. Ha fatto emergere il sommerso perché si agevolano i proprietari, risparmia qualcosa l'inquilino che ha dei canoni agevolati, anche lui delle agevolazioni fiscali, e così alla fine il gettito che lo Stato va a incassare, pur con aliquote ridotte, è il gettito giusto che è giusto che incassi. Quindi è una legge che funziona, oggi è stata adeguata dopo 13 anni, quindi con qualche piccolo correttivo, ma direi che ottimo lavoro.